Bella a tutti ragazzi, vi parla FoxHound. Oggi ragazzi sono qui con il primo vlog del canale. Ebbene sì ragazzi, finalmente c'è stato questo vlog che vi avevo promesso già da tanto tempo. E appunto ho detto ai 15.000 iscritti l'avevo fatto. Infatti ragazzi, oggi sono qui per fare appunto questo fantastico vlog dei 15K. Ebbene sì ragazzi, abbiamo raggiunto i 15.000 iscritti, un traguardo che non mi avrei mai veramente immaginato mai di raggiungere. Lo dico veramente ragazzi con il cuore, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti a questo canale e veramente vi ringrazio davvero tutti quanti, non sto scherzando perché non è che scherzi a dire le cose. Comunque sì ragazzi, con questo primo vlog io ragazzi vi volevo tenere, cioè volevo ragazzi dirvi se possiamo raggiungere ragazzi almeno 700 like su questo video ragazzi, perché ci metterò davvero tempo e poi comunque essendo uno speciale così grande dove vi mostro a voi ragazzi almeno 700 like, dai, ce la possiamo fare ragazzi. Quindi se non l'avete ancora fatto lasciate un piace a questo video per supportarmi e iscrivetevi al canale se non siete ancora, per non perdervi i prossimi video. Quindi ragazzi, questo non è soltanto appunto un video con la facecam, ma anche un modo ragazzi per rispondervi a tutte le domande che mi avete fatto. Quindi è un fuck, mi ricordo che era tipo il 7° episodio, che adesso non mi ricordo. Comunque sì ragazzi, non ci sarà più il gameplay di GTA Online solito che avete visto tutte le volte, ma ci sarà ragazzi la mia faccia. Quindi direi che possiamo passare ragazzi subitissimo alle domande, perché non ci resta fare altro che appunto passare subito con le domande. La prima domanda ragazzi ce la fa Samuele Caputo, che ci chiede: fuck, secondo te ci saranno modifiche per next gen? Bello Fox, sei un grande. Allora, le modifiche per next gen l'ho già detto in un video, che se non l'hai visto ti invito a guardarlo, tanto sia sta nel canale, non so quanto tempo l'ho fatto, comunque sia ho fatto proprio un video chiamato esistono mod per next gen e ho detto la mia riguardante questa cosa e soprattutto una cosa concreta che c'è stato di un'ipotetica mod su PS4. Quindi se sei interessato puoi andare lì a vederlo, insomma sta nel canale, quindi se ti interessa appunto puoi andare lì. La prossima domanda ragazzi ce la fa Matteo Fiore, che giustamente lui fa una domanda proprio così: hai mai bestemmiato in chiesa? Va di moda farlo. Giustamente lui va, quando va in chiesa non è che prega oppure è cattolico, lui bestemmia in chiesa perché lui può. Comunque no, assolutamente no, non l'ho mai fatto assolutamente, cioè non ho mai bestemmiato in chiesa, quindi no, mi dispiace. Prossima domanda ragazzi ce la fa Alexo Gamer, che ci chiede: fuck, quando ti mostrerai i tuoi iscritti? Bella Fox è un grande. Stavo pensando di mostrarmi ragazzi o domani o dopodomani, forse tra 3-4 giorni, non lo so ancora bene quando mostrarmi, però adesso vedo un po' quando farlo, insomma. Prossima domanda ragazzi ce la fa Gabby Povu, ok, che ci chiede: fuck, se la tua casa andasse a fuoco e tu dovessi salvare una sola cosa, cosa salveresti? Bella Fox, vabbè, Bella Fox insomma, perché cioè non Bella Fox, perché cosa salveresti? Perché Bella Fox. Allora, se la mia casa andasse a fuoco e tu dovessi salvare soltanto una cosa, perché fate queste domande? Non me lo sono ancora chiesto, però me lo chiederò, penso. Semplicemente ragazzi non lo so cosa salverei. Sicuramente tenterei di salvarmi la vita prima di tutto, perché se la mia casa andasse a fuoco la cosa principale che andrei a salvare la mia vita. Però se dovesse magari servire qualcosa, magari che so, il telefono per avere, cioè insomma le cose essenziali, insomma non lo so bene, però la prima cosa assolutamente certa è la mia vita, quindi scappare incolume dall'incendio, insomma. Prossima domanda ce la fa Moz Team, che ci chiede: fuck, hai mai pensato di organizzare un torneo Running Gun GTA 5 su PS4? Bella Fox, sei un grande. Allora, ho mai pensato di organizzare un torneo Run and Gun? Non ho mai pensato assolutamente di fare un torneo Run and Gun sul mio canale, cioè no, sul mio canale in generale, dico un torneo Run and Gun con gli iscritti. Però sarebbe un'idea, potremmo farlo magari quando proprio così per cazzeggiare, non lo so ragazzi, vedremo un po' come riesco a organizzarmi, se riesco appunto a fare questo piccolo torneo magari per stare appunto, per avere più contatto con voi iscritti. Fatemelo sapere giù nei commenti se volete vedere un torneo Run and Gun, perché a me piace davvero quella modalità, quindi sarei felicissimo ragazzi di farlo assolutamente. Prossima domanda ragazzi ce la fa AndriX0257TM, che pare un codice fiscale ma non lo è, che ci chiede: fuck, Fox, se per caso ti dovessero chiudere il canale, tu cosa faresti? Bella zio, sei un grande. Ti ringrazio per il complimento veramente Andri. Allora, quindi se mi dovessero chiudere il canale cosa farei? Penso che mi andrei a buttare direttamente su un ponte e dire che la mia vita non ha più senso. Assolutamente no, non lo farei mai. Proverei a ricominciare da zero, anche se è una cosa veramente ragazzi difficile da poter fare, perché ricominciare da zero quando magari avevi 15.000 iscritti non è il massimo. Però comunque ragazzi ci proverei, perché se YouTube ragazzi è una passione, comunque sia è relativo al numero di iscritti alla fine, perché se veramente hai passione vai avanti sicuramente ragazzi, quindi è la cosa più importante secondo me. Prossima domanda ce la fa Black Wolf, che ci chiede: eccomi un'altra volta, no eccomi un'altra volta, ci chiede: fuck, quando farai un vlog?
dei vlog poi, dei vlog, no uno, dei Bella Fox. Allora, Bella Black, assolutamente no, io non farò mai vlog nel canale, mai li porterò, perché secondo me questo è un vlog. Prossima domanda ce la fa Ricky Furax 02 che ci chiede: fuck, il run and gun lo fai in manuale o in assistita? Il run and gun solitamente lo faccio in manuale, poi ci stanno certi periodi in cui la posso fare in assistita, insomma, come mi pare, insomma, però comunque penso più, mi piace più giocare in manuale, perché è proprio lì si vede l'abilità veramente del giocatore quando giochi in manuale. Se giochi in assistito ovviamente è relativa l'abilità del player in questo caso, perché appunto se giochi in assistita significa che proprio hai già la mira sul giocatore, mentre in manuale devi proprio indirizzare tu la mira sul giocatore e tentare appunto di sparare, di ucciderlo. Quindi secondo me è uno scontro più equilibrato una mira manuale, e si vede veramente le vere skill del giocatore, insomma, io la penso così. Prossima domanda, ragazzi, ce la fa Lorenzo Gatti che ci chiede: fuck, porterai altri giochi sul canale o porterai sempre GTA? Bella Fox, sei un grande. Allora, ti ringrazio tantissimo Lorenzo per il complimento. Ovviamente, ragazzi, se volete io posso portare altri giochi sul canale oltre a GTA. Il mio preferito rimarrà sempre GTA, assolutamente, quello che sarà, diciamo, la serie di punta del canale. Però se volete, ragazzi, altri giochi, magari che tipo, che ne so, Call of Duty, Black Ops 3, perché ci sto giocando veramente tantissimo, ragazzi, ultimamente. Infatti molti di voi che appunto mi hanno amico su PSN vedono proprio che io sto giocando di più a Black Ops 3, proprio perché magari sto vedendo com'è il gioco, sto livellando parecchio, quindi insomma sto appunto giocando di più su quello. Quindi se volete vedere qualche altro video su qualche su altri giochi, tranquillamente, ragazzi, potete scrivermelo giù nei commenti, io accetto tutti i consigli che mi date, insomma. Prossima domanda, e penso che sia l'ultima, perché ragazzi, come sapete sempre, per chi ha visto gli episodi precedenti delle FAQ, sa come concludo io le cose, quindi sa come concludo appunto i FAQ. E questo non è da meno, ragazzi, fidatevi. Sì, vabbè. ProGamer99 ci chiede: fuck, quanto lo hai lungo? Bella, salutami. Quanto, sì. Veramente, questa domanda è proprio una merda, te lo dico tranquillamente. Che tu ma... Allora, mettiamo dal presupposto, tu mi hai fatto hai scritto nella tastiera: fuck, quanto lo hai lungo? Bella, salutami. Ovviamente, uno, o l'hai scritto per apparire nell'ultima domanda e se l'hai fatto ci sei riuscito, o semplicemente non hai un cazzo da fare, hai scritto così tanto per dire, cioè per fare una domanda stupida. In entrambi i casi ci sei riuscito. Comunque, ragazzi, questo vlog è al termine. Spero, ragazzi, che vi sia piaciuto. In tal caso vi ricordo di lasciare invece questo video per supportarmi e di iscrivetevi al canale se non siete ancora, per non perdervi i prossimi video. Vi ringrazio, ragazzi, tutti quanti per il supporto, e spero che questo video, insomma, con la webcam vi sia piaciuto, perché ci ho messo veramente tanto sia a editarlo che a farlo. Quindi, ragazzi, spero veramente che appunto apprezziate questo primo vlog del canale. E nulla, passate oltre la pagina Facebook dove troverete il link in descrizione. Cerchiamo, ragazzi, di arrivare almeno a 700 like, quindi... no, aspetta. Ecco, 700 like non mi veniva. Su questo, ragazzi, video, perché per me, ragazzi, è veramente importante. Quindi se volete, ragazzi, supportarmi, cerchiamo di arrivare appunto a 700 like. E nulla, troverete giù nella descrizione anche la seconda crew per PS4 se volete entrare per cazzeggiare con me. Magari se raggiungiamo minimo 500 membri posso, diciamo, insomma, entrare in quella e giocare e essere più attivo, insomma, sulla seconda crew, perché, ragazzi, adesso, dato che siamo in pochi sulla seconda crew, gioco maggiormente sulla prima, ovviamente, ragazzi, sempre su PS4, perché sto giocando per adesso, ragazzi, solo su PS4. Quindi nulla, raga, spero appunto questo vlog vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo ad un prossimo video. Un saluto da Foxhound. Bella.